Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice Justice avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui è Justice e siamo tornati in un nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi parleremo dei FIFA 17 upgrades, degli upgrades probabili in FIFA 17. Quest'oggi vi porto 4 giocatori, sono i più... ho scelto tra quelli più probabili, ovviamente quasi certi. Ve li porto e vorrei che si aprisse una discussione nei commenti dicendomi ovviamente quali altri giocatori secondo voi meritano degli upgrade, un upgrade, e li porterò ovviamente nei prossimi episodi, quindi consigliatemi qua sotto. 4 giocatori secondo me va bene, lo scorso episodio di Potential Transfer è andato molto bene, quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace e cerchiamo di arrivare almeno a 4000, non ci mettete un attimo, ma c'è un lavoro incredibile soprattutto nel mio grafico dietro questi video, quindi vi chiedo di lasciare un mi piace e ovviamente passare da lui se vi servono cose del genere. Allora, io direi di partire subito. Il primo giocatore di cui andremo a parlare è Mahrez. Come saprete, ovviamente, ha fatto una stagione spettacolare assieme a tutto il Leicester, ovviamente portando alla vittoria della Premier League. Mahrez in 39 partite ha realizzato 18 gol e 11 assist, quindi un bottino realizzativo molto molto buono, e per questo ha ricevuto anche un upgrade a gennaio, diverse versioni IF e ovviamente la versione Team of the Season devastante 93. Io mi immagino che su FIFA 17 sarà come minimo, vi ripeto, come minimo un 82. Perché dico questo? Perché sappiamo che la considerazione che gli EA ha per i giocatori della BPL, ma soprattutto un giocatore che ha ricevuto una carta Team of the Season 93 non potrà mai rimanere un 76 l'anno prossimo. Quindi sicuramente lo upgraderanno, secondo me, almeno ad 82 e sarà un giocatore dalle statistiche spettacolari. Non penso costerà moltissimo, almeno all'inizio sì, ovviamente, come tutti i giocatori più conosciuti, però secondo me dopo rimarrà un'alternativa abbastanza economica ma molto molto forte, soprattutto perché gioca a destra ed è mancino. Paolo Dybala è il prossimo giocatore della nostra Serie A, anche lui stagione spettacolare assieme alla Juventus, realizzato 23 gol e 9 assist in 46 partite, quindi anche lui tanta tanta roba. Anche lui ha ricevuto molte versioni in forma e ovviamente la carta Team of the Season 91, che è qualcosa di spettacolare. Per lui mi immagino un upgrade di più 2, quindi avremo probabilmente, presumibilmente, un 83, anche se non ne sono così certo perché sappiamo che la Serie A è un po' trascurata, però speriamo che almeno 83, sarebbe una carta veramente spettacolare. Stesso discorso per Mahrez, non costerà tantissimo secondo me dopo 2-3 mesi di gioco, perché comunque un 83 non è tantissimo di overall, quindi non costerà eccessivamente secondo me. Però sarà un'alternativa validissima veramente, dato che in Serie A non ci sono tantissimi attaccanti forti da utilizzare, lui sarà un'alternativa devastante, ogni anno è sempre più forte, quindi speriamo che continui così e Paolo Dybala sarà qualcosa di incredibile. Robert Lewandowski, stagione spettacolare a dir poco al Bayern Monaco. Vi dico solo che ha realizzato 42 gol e 7 assist in 51 partite, quindi un bottino realizzativo mostruoso. Ha ricevuto anche lui un upgrade a gennaio, come Dybala, ho dimenticato di dirlo, ma anche Dybala l'ha ricevuto, ovviamente lo saprete. Lewandowski è passato a gennaio appunto da 87 a 88, diverse versioni in forma, una Hero, veramente un botto di versioni, e la Team of the Season ovviamente 98, uno degli attaccanti più forti del gioco ovviamente, quindi mi immagino che sarà almeno un 89, non so se lo faranno 90, potrebbe essere che lo facciano anche 90, vedremo, però secondo me 89 minimo sicuramente lo vedremo Lewandowski nella prossima stagione. Costerà una fracca rara, costerà un botto soprattutto all'inizio, però sarà qualcosa di devastante. Speriamo che gli rimettano le 4 stelle skill, perché quest'anno non ce l'aveva e la differenza rispetto all'anno scorso si sentiva e non poco. Ultimo, ma non per importanza, proprio non per importanza che è spettacolare, Luis Suarez, uno dei miei giocatori preferiti in ogni FIFA, veramente mostruoso. Quest'anno una stagione con la S maiuscola al Barcellona, ha realizzato 59 gol e 26 assist in 53 partite, quindi qualcosa di mostruoso, veramente indescrivibile, fortissimo. La sua carta Team of the Season non ne parliamo, non l'ho potuta provare perché costa un patrimonio, però è qualcosa di mostruoso.
Io mi immagino un upgrade almeno al 91. Potrebbero farlo anche 92, non lo so, perché ha ricevuto qualcosa come 8 versioni speciali quest'anno tra If, Motm, Hero no, mi sa di no. Vabbè, un botto di versioni incredibile, veramente pazzesco. Quindi almeno 91. Potrebbero farlo 92 con Messi e Ronaldo 94. Potrebbero farlo. Anche lui avrà delle statistiche incredibili. Già quest'anno costava un botto all'inizio, fino a febbraio costava 300-400 mila crediti, quindi qualcosa di assurdo. Costerà ancora di più l'anno prossimo. E però sarà un giocatore, secondo me l'attaccante più forte del gioco, perché a me piace moltissimo Suarez come è su FIFA, perché è completissimo. Poi vedremo se FIFA 17 sarà così, ma secondo me sì. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vivamente vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando lasciate un bel mi piace, non ci mettete niente, un secondo, non vi costa niente ma mi fate un enorme piacere, perché se vedo che questi video vi piacciono ve li comincio a portare in profusione, soprattutto adesso che andiamo nell'estate, che magari i video da fare su FIFA 16 cominciano a scarseggiare, cominciano a essere un po' ripetitivi, quindi questi video mi piace molto farli, vedo che vi piacciono anche a voi, quindi mi raccomando, un mi piace, non vi costa niente, commentate con altri giocatori che vorreste vedere nei prossimi episodi. Continuerò a portare anche Potential Transfer, questa serie se vi piace anche continuo a portare, porterò tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio come sempre per la visione, mi raccomando passate da quello se volete acquistare l'account con FIFA, ci vediamo al prossimo video, di nuovo l'ho ridetto, vabbè, ciao!